Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, io adesso sono nella stanza del bollitore, chiamiamola così, bollitore, scatole e piastra per cucinare. Comunque, perché mi sono fatta la mia seconda tazza di tè. Sempre più buono, ma ormai sapete come la pensate, sono una drogata di tè caldo, proprio non posso stare senza. Comunque volevo aggiornarvi per tutto ciò che riguarda i lavori, stanno andando avanti. Ieri sono andati avanti con l'impianto elettrico, siamo già a buon punto, e anche con il terrazzino. Hanno sistemato, poi vi farò vedere tutta la parte dal forno a legna, perché c'erano tanti punti che si erano rovinati, sia per i vari agenti atmosferici, per la mancanza di manutenzione, per l'edera, eccetera. Eccetera, ha sistemato tutto lì. Penso che a breve metteranno piastrelle e ringhiera. E oggi invece iniziano la demolizione della cucina, di sicuro, della tutta la parte delle piastrelle, e non so anche se del bagno, ma penso inizino dalla cucina. Comunque cerco di farvi vedere qualcosina. E noi invece con Luca, io e Luca, continuiamo il lavoro in giardino. Tra l'altro, volevo poi anche dirvi che per quanto riguarda il discorso della zecca che mi sono presa ieri, poi stanotte sono stata benissimo, non ho avuto febbre, non ho avuto gonfiore nella zona dove si era insediata la zecca, quindi dovrei, insomma, essere abbastanza tranquilla e niente, quindi vi porto di sotto. Allora, in sottofondo sentirete tutti quanti i rumori della demolizione. Volevo dirvi che in questa zona alla fine abbiamo deciso di mantenere come piante, se vi ricordate ce n'erano diverse, comunque abbiamo deciso di mantenere la vite, la rosa canina e l'agrifoglio. Tutto il resto lo stiamo togliendo perché veramente c'è un groviglio che fa paura, è anche molto difficile da gestire, solo che anche fare questa pulizia non è affatto semplice, perché la rosa canina poi ha delle spine molto molto insidiose. Quindi adesso proseguiamo con questa pulizia e non vedo l'ora di vederlo tutto pulito, perché queste piante veramente meritano. Allora, vi faccio vedere i progressi. Qua abbiamo tagliato parecchio, però c'è ancora molto molto da sistemare. Qua c'è l'agrifoglio che abbiamo mantenuto, o pungitopo come mi avete detto nei commenti, e qua abbiamo iniziato a sgrovigliare un po' di vite, ma lì veramente ha creato dei nodi che sono qualcosa di pazzesco. Comunque adesso continuiamo e cerchiamo di togliere il più possibile da lì, perché il nostro progetto sarebbe quello di mettere la rosa qua, giusto Lu? Sì, sarebbe quello di cercare di mettere la rosa qua e di fare il pergolato sotto con la vite e lasciare l'agrifoglio qua. Questo sarebbe il progetto di base. Ora non lo so se riusciamo, anche perché come vedete la rosa canina ha creato dei tronchetti veri e propri, quindi non so quanto riusciremo a girarli. Adesso Luca cerca di accorciare tutto quel groviglio che c'è laggiù, che non ci permette di tirare indietro la rosa. Come avete visto, stamattina abbiamo tentato con una corda di portarla un po' più verso di noi, in modo da renderci più facile il lavoro, ma è difficilissimo. Tra l'altro guardate oggi che cielo azzurro che c'è,
Stupendo, bellissimo. Allora, siamo riusciti, non con poca fatica, a legare la rosa qua, la rosa canina. Ora cercheremo di pulire quest'altra parte qua che pende troppo e crea anche troppo peso per questo tronco. E Luca è già all'opera. Allora, questa è la situazione attuale della cucina. Adesso aspettiamo l'idraulico che deve togliere il termosifone per poter togliere poi le piastrelle anche lì sotto. Tra l'altro io sono armata della mia paletta controzafanica, adesso che sta uscendo il sole iniziano a uscire anche loro. Allora, visto che fuori non si può più stare per i tafani, siamo tornati dentro e adesso montiamo questo cavalletto per Luca. Se vi ricordate ce l'avevamo già nella vecchia casa, ma non l'avevamo montato proprio per il trasloco, e adesso mi sembra il momento giusto per montarlo, visto che Luca deve riprendere ovviamente a lavorare anche con i dipinti. E ci mettiamo a fare questo, e poi dove lo mettiamo, amore? Su. Su lo mettiamo, e dobbiamo sistemare anche la mia scrivania poi su. Ecco il cavalletto completamente montato, è bellissimo. Vuoi far vedere lui un po' come si adopera? Allora, qua, sopra, sotto. Per regolare l'altezza. Regolare l'altezza. Questo è fisso? No, no, non è fisso. Ah, ok. Adesso devo un attimo guardare come si fa. Sì, perché anche per noi... Ah, è vero che avevamo messo quella... Sì, come si fa? Penso solo alzando e facendo scorrere, in teoria.
Ah, sì. Perché sotto ci sono i gancetti, vedete? E qua, aspetta ah, un attimo. Ah, oddio, è vero, guarda come si alza. Ah, è vero, aspetta, aspetta, volevo solo far vedere che qua c'è questo gancetto sì. Che fissa. E poi si alza anche lì, vedete? Così, perfetto. E questo appunto si regola. Molto bello, mi sembra anche molto stabile come cavalletto. Sì, sì, stabile. Un'ottima marca, direi. Sì. Poi ci sono veramente tantissimi modelli. Ah, è vero. Qua per... L'inclinazione. L'inclinazione, beh. Sì, sì, certo. E beh, molti... può essere regolato in molti modi. Un'ottima marca. Poi all'inizio vi ho fatto vedere, esistono veramente tantissimi modelli in base a tutte le tasche, direi, perché comunque sì. Se li fanno pagare, e in base anche a tutte le esigenze. Per chi non lo sapesse, uno dei lavori di Luca è proprio eseguire dipinti su commissione. Infatti in questi giorni, visto che stiamo aumentando sempre di più e come ho già fatto nell'altro video, io vi ringrazio. Ringrazio veramente tutti i nuovi iscritti, tutti coloro che mi hanno dato fiducia e ringrazio anche appunto chi mi ha dato fiducia fin dall'inizio. Comunque vi dicevo, ho ricevuto tante domande anche su che lavoro fai sì, tu Luca. Sì. E Luca attualmente fa due lavori. Uno è eseguire ritratti dipinti su commissione, principalmente direi di animali. Sì, sì, sono animali. Ha fatto anche qualcosa con le persone, però... Preferisco gli animali. Esatto, si sta specializzando proprio in quello e tra l'altro anche lui ha un suo canale, vi lascio il link in descrizione se volete supportare il suo lavoro, anche la sua pagina su Etsy se siete così interessati a dare un'occhiata e quindi adesso finalmente ha un cavalletto, non ha più scuse per mettersi al lavoro. Ce n'è di lavoro qua, sì. Ultimamente ho trascurato perché era impossibile. È impossibile e poi l'altro lavoro perché ne fa due, lo dico per chi non lo sapesse, Luca è anche infermiere, quindi attualmente Occhio fa due... Bel tafanuccio. Che bello. Guarda quanti ce ne sono. Una meraviglia. Tra l'altro stamattina abbiamo chiamato una ditta, no, un paio di ditte di disinfestazione, giusto? Sì, beh, una era piena di lavoro, l'altra ci ha detto che se non troviamo un nido non si può fare niente. Trovarlo qua nel bosco, sfido. Perché oggi ho provato a guardare, ma a parte negli alberi è difficile. Abbiamo così. Guardato le foto su internet e i nidi comunque sono belli grossi, quindi si vedono. Sì. E non lo so. Mm. Più che altro io pensavo bastasse. Ah, non l'ho detto, perdonatemi. Abbiamo chiamato la ditta perché questa trappola che abbiamo preso non sta funzionando, ma neanche i prodotti. Proverò che abbiamo... a cambiare le trappole che ho usato prima per Vespe e Calabroni con la birra. Che mi sono dato un po' di tempo, è più di un mese ormai che sono queste trappole, si vede che il prodotto dentro ormai è anche diciamo scaduto. Sì, però dicevo, vediamo. Neanche gli spray che abbiamo preso non funzionano, si avvicinano sempre. Non è, per quello abbiamo pensato alla disinfestazione che per me era l'ultima tappa. Però lui mi ha detto che spruzzare prodotti così in aria non serve a niente, che bisogna trovare il nido, se c'è. E qua secondo me ce n'è... Chissà dove. E magari chissà quanti. Lui mi ha detto cerca di vedere dove si raggruppano, dove vanno, ma non è facile, non è che no. Possa stare anche lì. Ci proviamo, però... Non è facile. Poi per quanto riguarda i lavori, non mi ricordo se vi ho aggiornato, mi pare di sì, ma al massimo mi ripeto, oggi pomeriggio viene l'idraulico e così possono continuare la demolizione anche del bagno di sotto. C'è un tafano? No. C'è il tafano Thor. Thor che fa le buche. Thor. Cosa fai lì sotto? Sei colpevole, guarda che muso sporco che hai. Colpevole di fare le buche. Allora, abbiamo appena aperto il forno per le pizze perché lo dobbiamo pulire, che non vedo l'ora di utilizzarlo. Guardate cosa abbiamo trovato dentro. Penso che siano... Aspettate, c'è un altro là. Penso si vede. Penso che siano lumache. Giusto, Lu? Saranno lumache? Lumache sono quelle del guscio. Sono le chiocciole quelle col guscio? Oh, magari non sbaglio. Cerca un po', mi sembrava fossero lumache quelle senza. E chiocciole con. Guarda un po' adesso. Belle grosse tra l'altro, ma come hanno fatto a entrare? Mi domando che era chiuso. Era chiuso? Sì, era chiuso. Ma non so come abbiano fatto. Chiocciola è vero col guscio, forse è lumaca allora. Sì, perché di solito si dice mamma chioccia per quella che tiene sempre... Esatto, sì. Per quello mi ricordo. Ma sono così grosse le lumache? Come le togliamo da qua? Con la mano. È
vai, e vai con la manina. No, appena quello lì. Allora, per me adesso è sera, sono da sola, ho già mangiato, mi sono fatta un panino velocissimo e adesso mangio con voi qualche albicocca. Queste qua che abbiamo preso non sono proprio fenomenali, però si fanno mangiare, ecco, diciamo così. E volevo raccontarvi una cosa. Chi mi segue da tanto già lo sa, chi mi segue da poco ancora non lo sa e quindi vi aggiorno. Questa è abbastanza buona. Allora, vi stavo dicendo, come vi ho detto oggi, Luca svolge due lavori. Uno è quello dedicato alla pittura e l'altro è quello di infermiere. E essendo un infermiere, lavora su tre turni, quindi fa mattino, pomeriggio e notte. E qua arriviamo alla nota dolente. Dovete sapere che io da sempre ho visto che è una cosa che ci accomuna in molti, non sono l'unica. Ho sempre avuto paura di dormire da sola e crescendo questa cosa, questa paura non l'ho mai persa. E già in appartamento, non vi dico, perché poi quando uno ha paura di qualcosa, diciamo che in quei momenti perde un po' il controllo e forse anche la cognizione della realtà, non lo so, ti lascia suggestionare, quindi capitano sempre cose strane. E oggi è arrivato il momento che tanto temevo, la prima notte da sola in questa casa. Devo dire che per ora sono tranquilla perché c'è ancora luce. Di sicuro sarò un po' più agitata quando sarà più tardi, verso le 11 immagino. Purtroppo questa non sarà la prima e unica notte qua, quindi mi ci devo abituare. E molti di voi potranno dire, ma allora come mai tu hai questa paura proprio se sei andata a vivere in una casa indipendente attaccata a un bosco? Perché dovete sapere che io ho sempre avuto un carattere per cui non mi voglio far limitare da queste paure, anche perché se non l'ho risolto in tanti anni penso che me la porterò un po' sempre dietro con me questa paura, magari migliorerò, ma comunque mi resterà. E dico, per questa paura, giù Thor, mi devo far limitare così tanto? No. Quindi l'affronto. E poi ci facciamo qualche risata insieme, perché capitano sempre aneddoti molto divertenti. Oddio, non tutte le volte, se no sarebbe troppo, però sono capitati. E tra l'altro anche voi mi avete raccontato, giù amore, giù seduto. Anche voi mi avete raccontato tantissimi aneddoti divertenti e nati proprio da queste paure. E io, ad esempio, alcuni ve li ho già raccontati, qualcosa su Instagram, qualcosa qua su YouTube. Comunque una volta ho fatto tornare Luca dal lavoro perché io ero sicura che fosse entrato qualcuno in casa, ma vi dico, i rumori che sentivo le voci, cioè questo è il potere della suggestione. Per fortuna lì con lui c'era un collega e quindi ha potuto farlo, ma io ero convinta e avevamo ancora Gimmino, che per chi non lo sapesse è stato il nostro primo cane, e mi ero chiusa con lui sul balcone, convinta al 100% che in casa ci fosse qualcuno. Avevo prima chiuso a chiave la porta della camera da letto e poi mi ero chiusa sul balcone, tra l'altro faceva un freddo micidiale. No, Thor, occhio, e sei dalla videocamera, passa di qua. Loro me la fanno sempre cadere. Comunque dicevo, e lì poi ero rimasta paralizzata dalla paura e io sentivo, vi giuro, avevo sentito i rumori di qualcuno che apriva la porta, di passi, di cose rovistate, di persone che parlottavano, ed ero sicura che ci fosse qualcuno proprio nell'altra stanza. Invece non c'era nessuno, meno male, posso dire. Invece un'altra volta stavo facendo delle storie su Instagram e il telefono mi è impazzito, non mi faceva più scrivere nulla e compariva di continuo la scritta Nina, che è anche il nome di una donna, no? E lì subito la suggestione, una paura, vabbè, capitano queste cose che poi, se capitassero quando c'è Luca, che poi in effetti capitano anche quando c'è lui, non ci do peso,
Invece quando capitano che sono da sola, la suggestione mi fa fare dei voli di fantasia esagerati. E penso che anche i cani risentano di questo mio stato d'animo, perché quando non c'è Luca abbaiano a qualsiasi rumore. Infatti di solito quando non c'è Luca io dormo molto poco, un po' per colpa della mia suggestione e un po' per colpa dei cani, perché veramente abbaiano a qualsiasi rumore. Probabilmente avvertono il mio timore, quindi anche loro sono un pochino più in allerta. No, vai bravo, avete già mangiato? Adesso arriva anche lei, no? Giù, 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 giù. Sempre a elemosinare queste cagnoline. Sento suonare ora il mio telefono. Ma al piano di sopra, dopo guardo chi mi ha chiamato, sono proprio voglia di andare fino a su. Questo perché me lo dimentico sempre da un'altra parte, non lo porto mai con me e mi chiamano poi tutti sempre quando io l'ho lasciato o di sotto o di sopra e io sono nella parte opposta ovviamente. Ditemi se capita anche a voi questa cosa. Vai il bravo amore. Comunque stasera mi metterò a lavorare. Perché ho veramente tanto lavoro da fare, però questo devo dire che capita sempre. Non mi lasci parlare. No, Thor, fai il bravo, avete appena mangiato, fate i bravi. No. Vi dicevo, questo capita sempre perché quando non c'è Luca ne approfitto proprio per lavorare e per concentrarmi. Difficilmente guardo qualcosa di film quando sono da sola. E preferisco concentrarmi su quello. Tra l'altro a quest'ora si sta benissimo perché non ci sono tafoni. Veramente si sta veramente bene. Spariscono tutti. Mi sono accorta oggi. Tra l'altro oggi pomeriggio, non vi avevo aggiornato, è venuto l'idraulico. Ha praticamente tolto i sanitari al bagno di sotto, dopo vi faccio vedere. Così domani vengono e finiscono di demolire il bagno, quindi di togliere tutte le piastrelle. Tra l'altro c'erano pure dei problemi che mi ha detto, quindi meno male che rifacciamo tutti gli impianti. Anche in quello elettrico sono già stati trovati dei problemi e quindi grazie a Dio che li stiamo rifacendo tutti, perché comunque avere gli impianti a posto, a norma, è una cosa molto importante. Vi dicevo, domani viene l'elettricista che ha tantissimo lavoro da fare e vengono anche gli altri operai proprio per i muratori per togliere tutte queste piastrelle. Piano piano la casa inizia a prendere forma e come vi dicevo prima faremo il bagno di sotto e poi faremo il bagno di sopra in modo da avere almeno un bagno funzionante, perché già non avere la cucina è bello impegnativo. Torre? No, vanno subito negli sfalci e dicevo, già non avere la cucina è impegnativo, non avere anche il bagno inizia a essere abbastanza difficoltoso. E di questo comunque sono contenta, piano piano le cose procedono ed è, devo dire, anche un'esperienza molto bella quella di seguire i lavori in questo modo, perché quando abbiamo fatto i lavori nell'altra casa, nell'appartamento, noi non abitavamo lì, ovviamente, e quindi andavamo, Flora, lascia stare la pianta. E quindi andavamo di tanto in tanto a dare un'occhiata. Andavamo tutti i giorni praticamente, però non riuscivamo a seguire i lavori in questo modo. Così invece anche. È molto, a parte che è bello poter seguire veramente i lavori. Guarda, piena di terra. Mi ha toccato un attimo. Perché va nelle piante che non, dove non dovrebbe andare. Tra l'altro tutti i graffi che ho non me li sono fatti con le piante, sia sulle gambe che sono loro, per giocare. Infatti ho detto, porca miseria. Comunque, vi stavo dicendo, è bellissimo poter seguire i lavori passo passo perché comunque si è presenti in qualsiasi decisione, si è proprio coinvolti, ma poi si crea anche un bel clima scherzoso, divertente. È un'esperienza che devo dire mi sta sorprendendo perché subito avevo pensato più agli aspetti negativi, i rumori che ci sono, ragazzi, ci sono. Infatti oggi pomeriggio ho fatto un po' fatica a lavorare perché comunque c'erano veramente tanti rumori. Non potevo stare fuori per i tafani, non potevo, cioè, ero obbligata a stare in casa. C'era parecchio rumore, però piano piano uno si adatta. Ma a parte queste cose che a
a cui avevo già pensato, non avevo immaginato poi ci potessero essere così tanti altri aspetti positivi e mi sto divertendo, ve lo confesso, veramente tantissimo. Tra l'altro abbiamo anche avuto la fortuna di trovare un'impresa composta da tutte persone simpatiche, alla mano, che amano il loro lavoro, quindi è veramente un'esperienza molto molto bella e di questo sono proprio contenta, perché avevo comunque un pochino di paura all'inizio, nel senso che alla fine uno ha gente in casa tutti i giorni, gente che comunque non conosci e quindi a volte si possono creare anche situazioni un po' spiacevoli, un pochino più... magari se non si va d'accordo con qualcuno un pochino più difficile, invece in questo caso devo dire che mi sto divertendo tantissimo e anche Luca. Bene, direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata, ci riaggiorniamo magari tra un po', io adesso mi rimetto al lavoro e vedremo come va questa notte, la prima notte qua, mamma mia. Non vi nego che sono un pochino preoccupata, più della mia mente che di tutto il resto, e piano piano, tra l'altro c'è veramente, ve l'ho già detto, mi ripeto, ma non mi stanco mai di guardare questo paesaggio, di guardare questo cielo, e tra l'altro qua il cielo mi sembra più grande rispetto a quello che vedevo in città, e ovviamente, attenzione, è dovuto all'ambiente in cui sono, però veramente è qualcosa che riempie il cuore di gioia vedere un cielo così grande, ti dà quell'idea di poter respirare a pieni polmoni, di è qualcosa veramente di indescrivibile ed è un'emozione che mi piace tantissimo, infatti mi perdo molte volte a osservare il cielo sia dalla finestra che qua dal giardino, è stupendo. Tra l'altro sto facendo molte riflessioni su ciò che la campagna insegna, me le sto piano piano annotando perché poi mi piacerebbe condividerle con voi, perché sapete, poi quando uno vive in un posto magari a certe sensazioni si abitua e invece all'inizio uno le nota di più, ovviamente, anche perché noi abbiamo fatto un bel cambiamento proprio da città a campagna e quindi all'inizio il cambiamento è talmente drastico, tra virgolette, perché comunque ci sono scelte ancora più drastiche, che comunque tutte le differenze si notano subito, e appena riesco, nel mio intento, voglio condividerle con voi perché secondo me sono da non sottovalutare. E a proposito di scelte drastiche, questo ve l'ho già detto su... occhio voi due che mi sfondate il gazebo! Questo ve l'ho già detto su Instagram, ecco, un motivo in più per seguirmi anche lì, perché ogni tanto quando riesco vi racconto qualcosa, condivido qualcosa con voi, quindi e soprattutto chiacchieriamo molto anche in privato su Instagram, proprio perché c'è la possibilità di inviarsi messaggi privati, appunto. E dicevo, l'ho già condiviso su Instagram, ma ne approfitto per parlarne anche qui, per chi appunto non avesse Instagram oppure non mi seguisse lì. E in tanti mi paragonate e paragonate la mia vita a quella di Tasha Tudor, spero che la pronuncia sia così, è una donna meravigliosa, ovviamente io sono lusingatissima di questo paragone e non credo di essere all'altezza di questa donna, lei veramente ha avuto una vita pazzesca e in questi giorni, cioè io a parte che mi confondo sempre coi nomi, quindi le prime volte in cui mi avete paragonato a lei non ricordavo chi fosse, poi sono andata a vedere perché ragazzi purtroppo io ho veramente un serio problema con i nomi, non so voi, ma questo in generale, tipo Tore e Flora, che io li vedo sempre, no, sbaglio sempre i nomi, anziché dire Tore, Flora, tantissime volte Flor, unisco i due nomi, Tora, cioè faccio dei mix, oppure chiamo Tor, Flora, viceversa, io con i nomi faccio dei gran pasticci e soprattutto li dimentico molto molto in fretta. Comunque vi dicevo, le prime volte che mi avete paragonato a lei subito non ricordavo, poi sono andata a vedere chi era, invece poi mi è venuto in mente, però conoscevo molto poco della sua vita e così in questi giorni ho fatto un po' più di ricerche e ne sono rimasta affascinata, per questo dico, non penso di essere alla sua altezza, una donna veramente incredibile, le sue scelte sono state molto più estreme delle mie, nel senso che lei comunque ha poi scelto di vivere una vita in mezzo alla natura, ma totale, non aveva l'acqua in casa, non aveva l'elettricità e praticamente adoperava solo la luce delle candele che lei stessa produceva, anche i suoi vestiti li produceva da sola, ma non solo cucendo, proprio a partire dal...
non mi viene la parola, mi sfugge, a partire proprio dal materiale grezzo, quindi si faceva veramente tutto da sola, amava cucinare, ho trovato delle frasi di grandissima ispirazione, l'ho condiviso su Instagram con voi, adesso non ho il telefono che l'ho lasciato su, se no ve le leggevo, delle frasi veramente, secondo me, stupende, e quando saliamo ve le leggo, perché sono frasi che veramente meritano tanto, perché fanno riflettere su temi importanti. E poi lei nella vita era un'illustratrice e scriveva racconti per bambini, e infatti molte volte mi avete detto che dovrei provare a cimentarmi a scrivere qualcosa per bambini e ragazzi. Vi confesso che non mi dispiacerebbe, c'è stato un periodo della mia vita in cui andavo al liceo. Allora, mi sembra, se non ricordo male, 13-15 anni, che avevo spesso questo pensiero che avrei voluto scrivere racconti per bambini e ragazzi, e però poi diciamo che io mi sento più predisposta per questo genere. Già ve ne ho parlato in un vecchio video, perché mi avete chiesto se pensavo magari anche di scrivere in futuro libri di altri generi, magari romanzi rosa e così via, e vi dico, chi lo sa, mai dire mai per quanto riguarda il futuro, però credo che non tutti gli autori siano predisposti a scrivere di più generi differenti, e quando me ne ho parlato c'era anche Luca, e lui faceva lo stesso esempio con la pittura, perché appunto lui come secondo lavoro dipinge, e anche lui appunto ha una predisposizione per i dipinti di animali, riesce a fare anche le altre cose, però in quel settore lì specifico la sua mano proprio riesce a dare il meglio. E poi, per carità, uno può studiare, può e anzi deve studiare, perché noi cerchiamo sempre di tenerci aggiornati. Anche Luca, proprio prima di trasferirci, ha fatto un corso comunque per affinare alcune tecniche, anche se lui è sempre stato autodidatta. Questo è stato l'unico corso che ha fatto, prima ha sempre studiato da solo su testi, video, immagini, eccetera eccetera. Questo è stato il primo corso che ha fatto, ma purtroppo non è riuscito a concluderlo. Infatti adesso vedremo se riuscirà a fare le ultime lezioni, perché poi abbiamo dovuto traslocare, si sono praticamente troppi tempi si sono andati a incrociare e non era possibile, quindi ora vediamo dopo la fine dei lavori. Io spero di sì, perché l'informazione, lo studio è alla base di qualsiasi lavoro, e io sono veramente molto fiera. Ve lo posso dire perché sono veramente molto molto fiera di tutti i progressi che ha fatto Luca, anche perché ovviamente noi stiamo insieme da tanti anni, quindi ho visto proprio tutta la sua evoluzione nel campo del disegno, della pittura. All'inizio è nata solamente come così una passione, anzi all'inizio era proprio una cosa sporadica che faceva ogni tanto, poi piano piano è diventata sempre più importante nella sua vita, e io spero, veramente glielo auguro con tutto il cuore, che possa crescere sempre di più, migliorare sempre di più, avere sempre più successi, raggiungere sempre più obiettivi, perché se lo merita, oltre al fatto che ha un talento indescrivibile, ma proprio perché se lo merita per tutto quello che fa. Poi è vero, potete dirlo, io sono di parte, però lo penso veramente, lo penserei anche se non stessimo insieme, sono sincera. Quindi tornando al punto di partenza, vedete, io divago troppo, questo perché sono una chiacchierona indescrivibile, ragazzi, parlo veramente tantissimo. Comunque dicevo, non è facile cambiare poi genere, oppure anche scrivere per un target diverso da quello per cui si scrive, appunto. Bene, adesso torno su, anzi faccio stare ancora un pochino fuori i ragazzacci, perché oggi poverini sono stati tanto chiusi in camera, perché con i lavori non ci fidavamo, cioè non che non ci fidavamo, è meglio non lasciarli qua di sotto, innanzitutto perché vanno a disturbare in continuazione, sono molto curiosi e toccano tutto quello che non dovrebbero toccare, e quindi Thor, cosa stai toccando, amore? Sento vasi spostati, e dicevo, e quindi sarebbe anche per loro pericoloso, per cui sono stati sempre in casa e li facevamo uscire ogni tanto, ci mettevamo d'accordo proprio con gli operai, in modo che
fossimo tutti tranquilli sia loro nel loro lavoro, come è giusto che sia, ma anche i cani in totale sicurezza. Guardate Flora come corre, quindi li faccio sfogare ancora un po', che ora si sta proprio bene qua. Poi torno su, mi cambio, mi metto al lavoro. Ma prima di mettermi al lavoro vi voglio leggere quelle due frasi perché sono veramente molto significative, fanno riflettere veramente tanto. Allora, questa è la situazione attuale del bagno di sotto. Come vedete, ora dobbiamo togliere tutte queste piastrelle che comunque erano molto molto danneggiate, ahimè, già prima di fare il lavoro. Tra l'altro vedo che queste piastrelle sono state dipinte perché guardate dove c'erano i sanitari, hanno un disegno differente, quindi sono state dipinte in un certo momento. Infatti qua sopra il lavandino si era già sgretolato mostrando la vecchia piastrella. Allora, mi sono cambiata per la notte, sono andata avanti con il mio lavoro, adesso continuo, sono circa le 10, ma quando non c'è Luca faccio le ore piccole, perché il sonno tarda ad arrivare quando non c'è lui. Tra l'altro prima l'ho sentito e domani mattina se riesce, visto che arriva poco prima, degli operai, e se riesce passa a prendere delle brioche, speriamo, sarebbe un buon risveglio, anche perché prevedo una notte abbastanza turbolenta. Perché ora che sono in camera sono un po' più tranquilla, ma già prima andare in bagno e prepararmi per la notte ho avuto un po' di paura, lo ammetto. Infatti ho detto mannaggia a me perché non mi sono cambiata prima, questo me lo devo ricordare. E comunque adesso vi volevo leggere quelle due frasi, quei due pensieri di Tasha Tudor di cui vi ho parlato prima, perché secondo me sono veramente bellissimi. Nel primo pensiero c'è un nome in inglese che non pronuncerò, ormai l'avete capito, l'avrete capito, io in inglese non andiamo d'accordo, sbaglio tutte le pronunce, non mi ricordo niente, quindi lascerò il pensiero. Comunque, se mi ricordo, perché spero di ricordarmi, vi scrivo anche questi pensieri così magari mentre io li leggo voi potete leggerli. Comunque, il primo pensiero è questo. Penso di aver svolto un buon lavoro nella mia vita, ma non ho alcun messaggio da dare a nessuno né una filosofia. Se proprio devo lanciare un messaggio, può essere ben espresso attraverso le parole di Harry David, è un cognome che non mi azzardo a pronunciare. Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni e si sforza di vivere la propria vita come l'ha immaginata, incontrerà un successo inatteso in situazioni normali. È passata una mosca che ha provato a distrarmi, ma non ce l'ha fatta perché questa frase io la trovo veramente meravigliosa. E poi conclude il pensiero. Questo è il mio credo e ritengo sia assolutamente vero ed è questa la storia della mia vita. Bellissimo, bellissimo. Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni e si sforza di vivere la propria vita come l'ha immaginata, incontrerà un successo inatteso in situazioni normali. Io questa frase veramente la trovo bellissima, me ne sono innamorata e infatti l'ho già praticamente fatta mia, nel senso che la trovo veramente meravigliosa. C'è sta mosca che è affascinata dai pensieri che stiamo leggendo perché non mi lascia un attimo in pace. Allora, il secondo pensiero che mi ha colpito riguarda l'essere casalinga. Questo è un tema che mi sta veramente molto molto a cuore e potrei parlarne ore. Magari se vi fa piacere fatemelo sapere, lo approfondirò meglio in un prossimo video perché in questo mi sembra di aver parlato già abbastanza e non vi voglio annoiare. E comunque cerco di riassumere un po' i miei pensieri prima di leggervi invece quello che mi ha colpito di questa meravigliosa donna. E praticamente io lo dico per chi mi segue da poco e quindi magari non lo sa, perché è una cosa che ho già detto qui sul canale. Io per un periodo della mia vita, prima di aprire qui il canale su YouTube, ho deciso di essere casalinga e quindi per un periodo sono stata casalinga e lo sono stata per scelta, non per cause di forza maggiore, non per necessità, ma proprio per scelta. Questo perché la vita della casalinga è una vita che a me piace tantissimo, nel senso che voi lo vedete, a me piace prendermi cura della casa, cucinare, sono mansioni che apprezzo moltissimo e che mi gratificano veramente tanto.
Poi all'epoca, per questo dico che è un discorso molto complicato, io avevo anche bisogno di fermarmi perché arrivavo da un periodo veramente particolare della mia vita, avevo le idee confuse, avevo tantissima insicurezza, tantissimi paletti che mi ero messa da sola e veramente era un periodo in cui avevo le idee molto confuse e infatti per me fermarmi è stata la scelta giusta. Sono stata anche fortunata perché ho potuto farlo, però è stato proprio in quel periodo che ho capito che cosa volevo fare veramente, cioè qual era il mio sogno vero, qual era il mio obiettivo vero, ed è stato lì semplicemente solamente analizzando i miei pensieri, scavando a fondo, che ho capito tantissime cose di me. Per quello dico che per me è stato un periodo, oltre che bellissimo, fondamentale proprio, ed è stato poi dopo quel periodo che ho capito che cosa volevo fare e mi sono messa a lavorare sodo per ottenere e raggiungere i miei obiettivi. Quindi ho iniziato a scrivere per un giornale, per cui scrivo ancora, ma questo ve l'ho già detto, a scrivere libri gialli, a collaborare con un'associazione culturale, eccetera, eccetera. Queste cose già le sapete. Però, secondo me, e questo ve l'ho già detto, la libertà viene prima di ogni cosa. Quindi, io all'epoca, quando ho scelto di essere casalinga in quel periodo, avevo davanti a me diverse opportunità, continuare a esserlo oppure no, oppure fare altre scelte come è stato nel mio caso, ma se avessi continuato a essere casalinga non ci sarebbe stato nulla di male. Anzi, è una scelta che non ha niente di meno rispetto alle altre scelte. E questa frase proprio vorrei gridarla, perché nel periodo in cui sono stata casalinga io ho notato che ci sono veramente tantissimi pregiudizi, tantissime critiche verso le donne che fanno questa scelta, ma anche uomini, devo dire che ci sono anche uomini, perché ho ricevuto molti messaggi anche da parte di alcuni uomini proprio in merito a questo argomento, ma ne ho ricevuti tantissimi da donne, ed è per questo che lo affronto molto volentieri, però poi magari in un altro video ne parliamo meglio. Vi dicevo, in quel periodo veramente le persone che avevo vicino si sono rivelate per quello che erano, perché chi mi voleva bene per la persona che ero, che sono ancora adesso, comunque che ero, hanno accettato la mia scelta, magari mi hanno fatto qualche domanda, avevano qualche curiosità, qualche perplessità, eccetera, eccetera, o anche qualche preoccupazione, come è legittimo che sia, ma hanno accettato la mia scelta e mi sono stati vicini senza fare nessun problema, anche perché essere casalinga è una scelta cioè giusta esattamente quanto le altre, non c'è nulla di strano, di male in questa scelta. E invece però tante altre persone si sono allontanate perché non hanno accettato la mia scelta, che voglio dire non era una scelta che metteva in crisi nessuno, perché era una scelta personale, però è stato lì che ho capito chi veramente mi voleva bene e chi invece no. E quindi vi dico, mi sono accorta in quel periodo che ci sono tantissimi pregiudizi verso questa scelta, quando secondo me non dovrebbe essere così. Anche perché, vabbè, a parte che io ve l'ho detto che per me la libertà viene prima di ogni cosa, quindi ognuno deve scegliere per sé e agli altri non dovrebbe interessare, perché ognuno vive la propria vita, non è che viviamo la vita di quello che ci sta vicino o le scelte di quello che ci sta vicino, noi viviamo la nostra vita, quindi dobbiamo essere liberi di scegliere e essere liberi di essere felici, di essere soddisfatti, appagati da quello che facciamo, e non di fare qualcosa perché rendiamo felice il vicino, che poi in realtà non è che gliene freghi poi così tanto. Comunque dicevo, scusate, mi sono persa in tutti questi discorsi, ma perché è un discorso che mi accende in modo particolare. Però dicevo, appunto, mi sembra che anche se si parla spesso di libertà, invece negli anni, se prima magari anni addietro, parecchi anni addietro, la donna doveva stare solamente a casa, mi sembra che adesso stiamo andando verso l'opposto, che la donna deve per forza lavorare. Io ripeto, penso che le donne dovrebbero essere libere di scegliere così come gli uomini. Cioè, se un uomo vuol fare il casalingo e la propria moglie o fidanzata, compagna, quello che è d'accordo e non hanno problemi, ma che male c'è? Che fastidio dà un altro?
Io resto scioccata davanti a tanti pregiudizi, a tante critiche. Se una donna vuole essere casalinga ed è felice, perché magari vuole crescersi, vuole crescere i propri figli, seguirli con costanza, seguirli con... Ma che male c'è? Cioè, se è d'accordo il marito, che sono d'accordo e felici loro, agli altri che cosa importa? Io non lo so. E difatti, tante persone poi, quando io ho iniziato poi a lavorare, si sono rifatte vive, però voglio dire, ormai io dentro di me sapevo chi mi voleva bene per la persona che ero e non per quello che facevo, perché io comunque sì, negli anni sono cambiata, scusate, mi sta anche andando via la voce, negli anni sono sicuramente cambiata come tutti noi cambiamo perché cresciamo, però sono sempre io, quindi se uno vuole avere la mia compagnia, mi vuole bene, dovrebbe farlo sia che io sia una casalinga oppure no. Quindi quel periodo per me è stato fondamentale, ma per tanti aspetti. Adesso non mi dilungo troppo, però quando avevo fatto questo discorso, quando vi avevo detto vi avevo raccontato il mio percorso in un vecchissimo video, non mi ricordo neanche quale, purtroppo. Avevo ricevuto tantissimi messaggi di ragazze, donne che capivano alla perfezione i miei pensieri ed è per questo che la frase che ho letto di Tasha Tudor mi ha colpito tantissimo perché si rifà proprio a questo. Lei, ricordatevi, era un'illustratrice, una scrittrice per bambini, quindi aveva la sua attività, che è poi quella che l'ha resa famosa oltre alle sue scelte di vita abbastanza estreme, come vi ho detto prima, ma lei dice: mi piace fare lavori domestici, stirare, lavare, cucinare, lavare i piatti. Ogni volta che ricevo uno di quei questionari in cui si chiede qual è la tua professione, ho sempre scritto casalinga. È una professione ammirevole, perché scusarsi? Non sei stupida perché sei una casalinga. Quando si intenta mescolare la marmellata, puoi anche leggere Shakespeare. Bellissima questa frase, veramente bellissima. Vi ripeto, questo è un tema che mi sta molto a cuore perché, essendoci passata, ho capito che non c'è poi così tanta libertà di scelta come dovrebbe in realtà essere. E quindi è un tema che mi sta molto a cuore. E adesso io ho parlato di nuovo tantissimo, mannaggia, mi metto a lavorare al computer e appunto ve l'ho detto, andrò avanti un po'. Se stanotte non capita nulla di bizzarro, spero di no, e penso di no, dai, siamo positivi. Noi ci riaggiorniamo domani mattina, direttamente domani mattina, con l'arrivo di Luca e quindi scopriremo insieme se è riuscito a prendere le brioche oppure no. Io spero proprio di sì. Ragazzi, siamo sopravvissuti, io e i ragazzacci, a questa prima notte da soli nella nuova casa, a casa ciliegia, ce l'abbiamo fatta. E com'è andata la notte dunque? Diciamo che sono un po' stanca, abbastanza, ma credo si veda anche, perché sono andata a dormire molto più tardi rispetto al mio solito. Noi di solito andiamo a dormire presto, ma quando non c'è Luca lavoro sempre fino a tardi. Infatti ieri sera sono andata avanti fino a mezzanotte e mezza. E poi diciamo che mi sono svegliata diverse volte. Adesso sono le 7. Non so se sentite anche il gallo che canta. E dicevo, mi sono svegliata diverse volte. Intanto perché quei due delinquenti lì facevano muovere il dondolo un sacco di volte, ve l'ho fatto vedere, davvero inquietante. Poi sapevo che erano loro, però vi garantisco che lì nel buio, col mio stato d'animo, sentire tac 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 tac, mamma mia, allora prendevo la torcia e guardavo. Cioè, adesso mi viene da ridere, dico, ma ci può essere così? E però stanotte non ridevo. E poi ogni tanto abbaiavano, si sentivano dei rumori, ma questo l'avevo messo in conto perché già in appartamento facevano così, quindi ho detto figuriamoci qua che ci sono un... Cioè, la notte qua è più silenziosa, però quando c'è qualche rumore lo si sente subito proprio perché la notte è silenziosa e ci sono soprattutto tanti rumori dal bosco che nelle notti di tranquillità uno non ci fa caso, quando invece un po' agitato ci fa caso. Come? Allora, io, visto che ho parlato fin troppo ieri sera, e vi saluto adesso e concluderò questo video con l'immagine delle brioche, se Luca è riuscito a portarle, ma non lo so, quindi è un'incognita anche per me. E quindi se ci saranno le vedrete alla fine del video, se non ci saranno non le vedrete. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, come sempre spero di esservi stata di compagnia.
Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.